Ciao a tutti amici e amiche creative, come state trascorrendo le vostre giornate estive? Oggi vi mostro un nuovo progetto molto carino sul riciclo creativo, in cui andremo a realizzare un centro tavola e delle piccole lanterne dal tocco marino. La particolarità di questi barattoli è che all'interno sembra che ci sia dell'acqua e che quindi le nostre candeline galleggiano come per magia senza bagnarsi. In realtà ho inglobato la sabbia e le conchiglie con la resina trasparente, in modo da ricreare l'effetto dell'acqua e per rendere la composizione interna la più duratura possibile. Prima di iniziare con il tutorial, se siete nuovi del canale, benvenuti! Io sono Silvia e mi raccomando, iscrivetevi per non perdervi tutti i miei nuovi tutorial sul fai da te. Per questo progetto ci serviranno dei barattoli di vetro delle misure che più preferite. Come primo step inseriamo sul fondo del barattolo un po' di sabbia. Poi andiamo a disporre le conchiglie e delle pietroline per ricreare un piccolo fondale marino. Soddisfatti della disposizione delle nostre conchiglie, è arrivato il momento di sigillare il tutto con la resina. Per la guida completa su cos'è la resina e come si utilizza, vi rimando ad uno dei miei tutorial precedenti, perché è un materiale particolare che va utilizzato con i giusti accorgimenti. Bene, e adesso vi mostro velocemente cosa serve e come si utilizza la resina. Io utilizzerò il componente A e il componente B della Feelcrystal. È importantissimo indossare i guanti, poi ci servirà una bilancia elettronica, un bicchiere di plastica e una bacchetta. Inserisca il componente A per metà bicchiere, poi con l'aiuto di una calcolatrice vado a calcolare la quantità che dovremo aggiungere di componente B. Il rapporto catalisi di questa resina è del 60% ed è importantissimo calcolare le giuste proporzioni per la riuscita del progetto. Comunque vi ricordo che nell'info box trovate la guida completa. Dopo aver inserito la giusta quantità di componente B, utilizzando una bacchetta, vado a mescolare per bene per almeno 5 minuti i due componenti. Ora andiamo ad inserire il composto all'interno dei nostri barattoli e lasciamo asciugare il tutto per almeno 24 ore. Come vedete, dopo una lunga giornata ad asciugare, la resina è diventata durissima. Ha creato un bellissimo effetto acqua. Poi sono andata a completare la decorazione con dello spago. E dei ciondolini a forma di conchiglia. E questo è il risultato finale. Per le lanternine sto utilizzando queste candeline a batteria che ho preso su Amazon e devo dirvi che mi piacciono tantissimo perché cambiando colore fanno risaltare ancora di più le conchiglie. Nell'info box vi lascio il link di dove poterle trovare. Ovviamente, se non avete a disposizione la resina o comunque non volete utilizzarla, potrete saltare il passaggio e lasciare così il vostro fondale marino. Oppure riempiendo il barattolino con dell'acqua al posto della resina. Ovviamente, se preferite utilizzare l'acqua, non potrete poi inserirci delle candeline normali o a batteria come ho fatto io. Bene, io spero che questo progettino vi sia piaciuto e mi raccomando, lasciatemi tantissimi commentini e pollici in su per farmi sapere che cosa ne pensate. E raccontatemi come stanno andando le vostre vacanze estive, se in questi giorni avete creato tantissimi progettini e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi sul mio canale e noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!